One Piece è sempre stato tutto sommato un fumetto berlusconiano. Pensaci! Vegapunk è insieme a quelli, diciamo, del governo mondiale. Diceva che il Gear Second di Luffy era una sorta di parto anale. Parliamo chiaramente di Squid Game. Ho adorato tantissimo dal punto di vista grafico la vignetta in cui Sanji arrostisce il Chopper. Immagine fantasmagorica, tipo più grande e geniale di tutti i tempi. A me personalmente non piace neanche per sbaglio. Queen con la sua setta ci gioca con la merda. Se la mangia pure. Uno dei momenti più iconici di questa battaglia di Onigashima. Kaido probabilmente è il villain più berlusconiano che noi abbiamo conosciuto. E arriva Yamato, babbo, io da oggi voglio diventare il più grande presidente degli ultimi 750 anni. Anche Zoro, tutto sommato, proprio qualche capitolo fa, ha avuto una sorta di parto anale, finale totale tombale. Forse noi ce lo siamo dimenticati, ma Ivankov, durante il combattimento contro Dell'Utri, l'uomo giaguaro, devono sfidarsi a colpi di biglie. Secondo me è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa. Ivankov è palpabile, ci sono due bocce così, boppe, dove si vedono le navi del governo mondiale arrivare piene zeppe di sangue e di merda, piene zeppe di sacrifici umani, piene zeppe di demoni che vanno in giro a torso nudo, definitivi totali tombali. Tarantino, levate! Apriamo una parentesi. Mi è piaciuta davvero tanto questa Nico Robin che a un certo punto sfodera il Death Note. Ci sono rimasto, che non me l'aspettavo. Ecco, Chopper è a tutti gli effetti un mostro dedito alla promiscuità sessuale e all'assassinio. Che fosse stronzo lo sapevamo già, ma che potesse diventare un serial killer è un'altra faccenda. Alla fine di One Piece, Usopp arriva, vediamo scene splatter di un certo livello, mostri che si scannano, i calci, i pugni. Usopp è Dio, non puoi andare contro la parola di Dio, è anche in possesso dell'Haki del Re.